Svegliati, è scoppiata la guerra. Ho ragione io. No, tu hai torto. No, sei tu che hai torto. Ho ragione io. No, io. No, sono io che è un incubo. Ho sognato che Simone era coreano e Chiara giapponese e che combattevano per l'egemonia in Asia. Io sognavo che Simone era Rocky IV e Chiara era Rocky V alla sesta e combattevano per il campionato mondiale. Ho ragione io. Fuggo per sempre. Non ce la faccio ad affrontare le piccole vicende familiari. Avanti, vieni a letto, su. Volentieri. Ho perso le chiavi, ma se vuoi che non te lo dico, non te lo dico. Papà, te la senti di fare un discorso serio? Proviamoci. Chiara ed io abbiamo discusso tutta la notte. Civilmente. E di che mi discorso? Glielo spiego io. No, io. No, io. No, io. L'esempio da dare ai tuoi figli. Pronto? Servizio sveglia telefonica, sono le 5:30. Come? Servizio sveglia telefonica, sono le 5:30. Chi è? Servizio sveglia telefonica, sono le 5:30. È un cretino che ha voglia di scherzare. Dice che la sveglia telefonica è che sono le 5:30. Ma sono le 5:30. Servizio
Ma lei alle 5 e mezzo di mattina fa questi scherzi cretini? Servizio sveglia telefonica, sono le 5.30. Ma la smetta, imbecille, sembra un disco. È un disco, ragazzi, è la sveglia telefonica. Alle 5 e mezzo. Andiamo una giornata in montagna, non ti ricordi? Ci tenevi tanto a questa gita, sei contento? Avevi detto che non venivo? Ho cambiato idea. Mi ha telefonato Anna Maria. Mi ha raccontato una storia bellissima. Pare che Chiara e Simone abbiano avuto una discussione lunghissima e civilissima. E sai su che cosa? Su una legge approvata in Svezia. Ma una legge vera, eh? Secondo la quale i figli, in particolari casi, possono chiedere il divorzio dai genitori. Ma già lo sai. E mamma te l'ho raccontato io. No, a me l'ha raccontato Anna Maria. E io lo so. Non sai chi sei. Mamma, ma certo che lo so, sono Anna Maria. Ah, tu sei Anna Maria? Anna Maria, ti devo raccontare una storia bellissima. Pare che Simone e Chiara abbiano avuto una discussione lunghissima e civilissima su una legge svedese. Ciao, nonna. Oh, ciao, Anna Maria. Lo sai che Chiara e Simone hanno avuto una discussione lunghissima e civilissima sulla legge... Ciao, Orazio. Ti devo raccontare una cosa. Lo sai che Chiara e Simone hanno avuto una discussione bellissima. Io dicevo che la legge svedese è sbagliata. I bambini non possono divorziare dai genitori. E invece Simone diceva che la legge è giusta. Si sono così infervorati che si sono picchiati. Ah, sì? Ma che bravi! Io adesso ho capito che aveva ragione Simone. La legge è giusta. No, adesso ho capito. Avevi ragione tu. La legge è sbagliata. No, è giusta. È sbagliata. No, è giusta! Le bambine, se non aspettate di litigare, non andiamo in montagna. Ho avuto una lunga colluttazione con i pantaloni da sci. Ho vinto. Sciamo, sciamo, sciamo. Allora, siamo pronti? Hai già messo gli sci? Per non perdere tempo. E come sali in macchina con gli sci? Ci avevo pensato. Ci sarà un freddo gatto. Tanto paura del freddo. Portiamo qualcosa per riscaldarci. Una termocoperta, un termos di tè bollente, un ventilatore ad aria calda a pile, una bombola di gas liquido, una dozzina di foam. Ma perché non mangia? Perché manca questo? Mica staremo sempre a sciare, faremo una chiacchieratina ogni tanto. Ah sì, è buono! Controlliamo se abbiamo tutto. Scarponi! Giacca a vento! Calzettoni! Sciarpe! Sciarpe no! Sciarpe no! No! Sciarpe no! E termos col caffè bollente! E la bottiglia aumenta il piacere di stare insieme. Sciamo, sciamo, sciamo! Una piccola raccomandazione. In montagna bisogna avere prudenza. Tu sei un cugino di sesto grado, non devi avere prudenza, puoi fare anche scalate di sesto grado. Però, prudenza. Io non ho avuto mai incidenti perché ho avuto prudenza, bambini, d'accordo? Prudenza. Mi fanno male tutti e due i gomiti. Ho come l'impressione che mi facciano male anche i sopraccigli. Anche a me fanno male tutti i muscoli. Mi fa male la pianta del piede sinistro e il palmo della mano destra. E credo che mi facciano molto male anche un capello sì e uno no. Fermo! Non ti muovere! Mi fa male tutto! Ma si può sapere perché hai messo gli sci sul letto? Per sotto non c'entrava. Telefono. Sì, è la sveglia telefonica. In piedi si va in montagna. Ma se siamo appena tornati. Pronto? Pronto? Mi scusi l'ora, ma è urgentino. Le devo comunicare che è stata presentata istanza di divorzio contro di lei. Come? È stata presentata istanza di divorzio contro di lei. È solo... Ma lei chi è? Sono l'avvocato della parte avversa. Ma sei matto, Orazio, urli sempre. E chi non me l'hai detto? Non te lo dico.
non te la dico. Perché non me lo dici? Te l'avrei detto se tu me l'avessi detto, ma siccome non me l'hai detto... Ma dove va? Ah, via! Per ora, domani si vedrà. Ah! Pronto? Mi scusi per l'ora, ma è piuttosto urgentino. Le comunico che è stata presentata istanza di divorzio contro di lei. Ma lei chi è? Sono l'avvocato della parte avversa. È inutile che chiami, non torno! Lei che è cieca! Orazio, che fai qui? Tu che fai qui? Risparmiati l'ironia, ho un appuntamento con il tuo avvocato e lo sai benissimo. Io ho un appuntamento con il tuo avvocato? No, io! No, io! Avrei segnato male sulla tua agenda, come sempre. Smettila, ho capito benissimo perché vuoi il divorzio. Sei accorta che non so sciare. Sei tu che vuoi il divorzio, ho capito benissimo perché... 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 No, non l'ho capito perché... Non sai nemmeno sciare, io ti sopporto e poi sei tu che chiedi il divorzio. Dio. Pardon. Pardon, 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 pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, signora, le permette? Enchanté. E pardon. Lieto? Lieto. Lei chi è? Sono l'avvocato della parte avversa. Eh? L'avvocato della parte avversa. L'avvocato della parte avversa. È il tuo avvocato, ragazzi. No, sarà il tuo. Ripeto la domanda. Lei chi è? Uffa, ma lo sai che lei è noioso? Ripeto la risposta. Sono l'avvocato della parte avversa. Voglio un avvocato! Un avvocato. Dunque, come le dicevo, signora, i vostri figli Chiara e Simone hanno deciso di intentare causa per divorziare da voi. Ma che ne abbiamo fatto? 2 anni fa, agosto, giornata molto calda, massima 34, minima 26. Simone voleva fare 2 bagni in mare. Glielo avevate promesso, ma il pomeriggio gli fu detto di no. No. Immotivatamente, ricorda, signora? No. L'imputata sostiene di non ricordare. L'imputata? Silenzio! Non interrompo. L'imputata appare in difficoltà, goffa e maldestra. Maldestra. Nel difendersi. Silenzio! 4 anni fa lei mise la mano sulla fronte di Chiara e disse: Chiara, hai la febbre, lo ricorda? Io ho messo tantissime volte la mano sulla fronte di Chiara. Ah sì, eh? Bene, bene, tantissime volte, anzi, moltissime volte, è molto più corretto. Dunque, detto hai la febbre, lei soggiunse anzi, un febbrone. Chiara mise il termometro, segnava 36 e mezzo. 36? Silenzio! Ripeto, 36 e mezzo. Lei disse sarà guasto. E la fece stare a letto 2 giorni, ricorda? Ma i termometri si guastano sempre. Chiara sostiene che il termometro era sano, ma che era guasta lei. Orazio, ma come fai a dormire? È semplice, avrà chiuso gli occhi e avrà pensato alle pecorelle, no? Orazio, i nostri figli hanno intentato causa di divorzio contro di noi. Dunque, silenzio! Io vi ho letto solo un paio di accuse, ma l'agenda è zeppa, eh? Nutella promessa e non data, cinema saltati, la promessa di uno schiaffo 8 anni fa, promessa per vostra fortuna poi non mantenuta, ce n'è di materiale. Questa causa è vinta. Grazie. Pure io. Avete parlato con il nostro avvocato? E chi lo paga il vostro avvocato? Lui dice che lo pagate voi,
A processo perso. Bravissimo, c'ha la parlantina sciolta. Sono sicuro che vi incastra. Corazzo, esci. Voglio parlare con loro. Batte! Esci tu. Ci voglio parlare io. No, 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 no. Il nostro avvocato dice che con voi dobbiamo parlare solo in sua presenza. Lo chiamiamo? Non c'è bisogno. Sto registrando tutto. Mamma, piangi. No. Non ho più lacrime, non posso piangere. Ma noi lo facciamo a fin di bene. Non ce l'abbiamo mica con voi. Vi vogliamo bene. No. Quando? 7 anni fa. 7 anni fa. Simone dice che 7 anni fa non gli ho gonfiato la ruota della bicicletta. Non è vero. Non è vero, è falso. Non è vero. Era rotta la pompa. Le giuro, era rotta la pompa. Quando? 5 anni fa. Simone dice che 5 anni fa la giostra gli ho fatto fare soltanto un giro. No, glielo giuro, non è vero. Glielo giuro. Glielo giuro, non lo ricordo come se fosse oggi. 7 giri, lo giuro. Però, che carini, vero? Mica tanto, mica tanto. Ho gli incubi. Ma non hai sentito? Lo facevano a fin di bene per creare un precedente. Mica ce l'hanno con noi. Anzi, loro dicono che con noi sono felicissimi. Però tanti bambini non lo sono per niente. Se vincono questa causa contro di noi, forse per quei bambini infelici si aprirebbero delle possibilità. Ce ne sono tantissimi, sai. Il mondo è pieno di genitori violenti che maltrattano i loro figli senza ragione. E qualche volta li feriscono. E li uccidono anche. Hai ragione, le statistiche sono terribili. Sono contento che abbiamo dei figli che si battono per una causa così nobile. Peccato che hanno rinunciato, però. Era una causa così bella. Hanno rinunciato? Ma sì, è un momento di debolezza, sono bambini. Dobbiamo fargli coraggio noi, Orazio. Dobbiamo convincerli a continuare. Pagare il loro avvocato perché vada avanti. Ho un momento di bassezza morale. Lo so che è una causa nobile, eppure sento un senso di sollievo all'idea che hanno rinunciato. Sì. Speriamo che questo momento di debolezza non gli passi mai. Pregherò per questo. Peccato però, perché potevamo finire sui libri di storia. Se sei sui libri di storia vuol dire che sei morto. Non lo sapremmo mai. La sveglia telefonica, forse dobbiamo andare in montagna. Pronto? Leggo dalla mia agenda. 3 anni fa... Simone ebbe un 4 ingiusto in matematica. Lei gli disse somaro. Conferma o nega? Avvocato, hanno rinunciato. Chi ha rinunciato? A che? I bambini a farci causa. Ma no. Ma sì, mi tolga una curiosità, Satanasso. È entrato in contatto con Chiara e Simone. Amici comuni. È tutto finito. Tutto finito. Che peccato. Speravo di poter entrare nei libri di storia, ma bisogna essere dei grandi uomini per poter entrare nei libri di storia. E evidentemente io non lo sono. No. A occhio e croce non lo sei. Non ti avrei messo in contatto con Chiara e Simone, se no, ti pare? Adele, posso prenderti la mano? Scherzi? Sono una donna sposata. Ma tuo marito è morto. Ma non è colpa sua. E allora, che faccio? Niente. Niente. Sembra un'epigrafe. Non fece mai niente. E pensare che fra 2000 anni ci sarà il divorzio tra figli e genitori. Ma non ci saremo più noi, che ce ne importa? Già. Così, così ragioniamo noi piccoli uomini. Scusami, storia. Pardon. Addio.
sogni di gloria. Come canti bene. Sì, eh? Addio, castellinaria. Ma che ti aiuto? Magari. Sì. Mamma, papà, siete voi? Stiamo studiando, tra poco veniamo, un bacione. Che carini. Ti ricordi quando volevano farci causa? No, quando? Ma come, 6 mesi fa, per il divorzio dei figli. Certo, certo che lo ricordo. Forse è stato...